Volevo sapere innanzitutto dove hai imparato tutte queste cose sulla mafia, tra comandamenti, regole, magari alcune saranno inventate, ma è veramente un'enciclopedia sulla mafia. E un'altra cosa, il film è divertente, è una commedia nera, però io credo che sia anche forte. Tu dici delle cose forti, tipo la politica è compromesso. Ecco, ti rendevi conto che, insomma, ed era tua intenzione anche dire qualche cosa di forte, al di là della risata, dei ragazzi, dei personaggi, insomma, è coraggioso. Grazie della domanda. Allora, io sono un grande amante del cinema e quindi tutti i film della mafia me li sono visti, sono un amante di Scorsese, De Palma, quindi diciamo era il mondo che io amo. Per quanto riguarda raccontare una storia con una soprastoria, una sottostoria, è quello che cerco di fare sempre. Quindi mi piace la commedia perché mi piace pensare di far sorridere e ridere la gente, specie in questo momento. E allo stesso tempo cerco sempre di raccontare qualcosa di più importante sotto, che è la sottostoria. In questo caso è una storia di libertà. Io ho fatto già altri due film che parlavano dell'identità. Questo è il terzo film, forse la chiusura della trilogia sull'identità. L'ho voluto fare in una chiave non alla commedia, classica commedia all'italiana. Io sono stato un allievo di Luciano Vincenzoni che mi ha insegnato ad amare la commedia all'italiana, ma mi ha insegnato ad amare anche il cinema western, spaghetti western. Lui era lo sceneggiatore di Germi, di Monicelli, ma anche di Leone. E quindi qui avevo voglia di raccontare un po' una commedia western per il grande pubblico, di intrattenimento. Paola, la tua Carmela, no? Che sta, è forse il vero cattivo del film, il villain, come direbbero in un film americano. Quindi interpretare una donna così energica, cattiva, volitiva, che comanda tutti, è bello, liberatorio. E soprattutto poi come ti sei trovata in questo universo maschile anche sul set, naturalmente. C'erano le ragazze del furgone, quelle che nuotano nude, però insomma il tuo personaggio, ecco, principale. Allora, io intanto non sono stata razzista sul set, cioè non li ho giudicati perché sono degli uomini, ma mi sono trovata benissimo con loro perché erano tutti grandissimi attori, quindi mi sono messa assolutamente alla pari, non ho pensato al fatto di essere l'unica donna, sono onorata di essere in questo bel film. Carmela è un personaggio particolare che abbiamo cercato insieme ad Alessandro e siamo arrivati a questa crudeltà. Attraverso dei trucchi possiamo dire che noi abbiamo elaborato il personaggio innanzitutto pensando ai capelli. Nato a mia proposta di mettere questi capelli grigi lunghi e per fortuna Alessandro si circonda sempre di persone sempre molto in ascolto, anche degli attori, che non è così scontato. E quindi abbiamo lavorato insieme e abbiamo trovato questi capelli da rapace. Io mi sono sentita subito un rapace. Poi il suono e lo studio del dialetto, che è sempre una fortuna per noi attori poter studiare un suono. Quindi poi il suono mi ha portato anche il carattere, mi ha portato questa forza asciutta. Poi nelle scene mi sono relazionata con Maurizio, con Nino Frassica, quindi diciamo è nato, essendo un colore del film, però essendo un colore è nato con questi elementi, non ha un arco narrativo il personaggio, però era fondamentale che ci fosse perché comunque Carmela rappresenta la mace, che può essere nella versione peggiore del termine anche una cosa tremenda essere la mace, perché difende e distrugge, no? Oltre ogni logica. E quindi sono molto contenta che questo arrivi, ecco, questo arrivi. E poi appunto essere in una scena con tutti questi calabresi, ferragane, solfrizi. E Frassica, Lombardi, insomma, ero circondata, sembrava di stare nella casa dei giochi. Ecco, quindi Carmela la amo molto e non mi sono per niente inibita a fare una donna cattiva, una donna forte, una donna spietata, perché esistono. Ogni attore recita poi in una sua maniera molto particolare, insomma, il film è una commedia, a volte magari succede che le performance siano, non è questo il caso, un po' simili, anche proprio l'approccio al personaggio. Invece c'è chi è più ha una recitazione più fisica e quindi chi invece magari si è più sull'interiorità. Ecco, vorrei sapere da voi due proprio che lavoro c'è stato, perché per esempio anche per il personaggio di che
che tu interpreti, non c'è la caricatura, non c'è la macchietta, cioè c'è una grande attenzione alla recitazione e anche, insomma, se mi raccontate proprio il lavoro, perché c'è un equilibrio, perché è facilissimo, no? Diventare delle maschere, delle macchiette, e voi non lo siete stati mai, almeno secondo me. Fallo io. No, in effetti sì, c'è sempre uno studio, no, sui personaggi che si fanno, ma questo si fa quando ti incontri col regista. Diciamo che io poi il film l'ho visto, c'è un equilibrio, come dicevi, in tutto, c'è uno stile, ecco. Il regista deve mantenere uno stile. Lo stile è quello della commedia, siamo dei personaggi da commedia, però ognuno con la sua anche interiorità. Per esempio il mio personaggio, mi sono divertito molto perché è impostato comunque sulla presenza ingombrante della famiglia, anche il mio. C'è una battuta che io dico a Nino, siamo fratelli, e lui mi dice no, fratellastri, ma sempre parenti siamo, dico. Perché lui soffre di questa cosa, di questo rifiuto, e che è una cosa tipica poi della mafia, della camorra, no? La famiglia è sempre presente, quindi diciamo l'ho impostato su questo. Il mio personaggio è un personaggio legato alla famiglia e soffre per le cose della famiglia, quindi con Nino perché non mi riconosce, e con la figlia, insomma, quindi su questo è nato quel personaggio. Ma io intanto dunque vorrei che di film così, non sopra le righe, ma film che ti permettono di osare la licenza ad uccidere, ce ne possa essere molti, molti di più, per abituare sempre di più il cinema italiano a ritornare a quello che era, perché i nostri famosi Gassman, Antognazzi e roba campavano su questa roba come se non ce ne fosse un domani. I mostri di Monicelli gioca tutto su delle grandi caricature. Purtroppo ora c'è la famosa frase "fai meno", che si dice a un attore è come dire a un fruttivendolo "vendi meno frutta" o a un macellaio "vendi meno carne". Che vuol dire? Sono un attore, recito, poi sta a te calibrare la recitazione affinché sia naturale e efficace. Ma i nostri grandi hanno campato. Invece il cinema italiano, devo dire, ultimamente molto, come si dice, avaro di caratterizzazioni. Poi, per quanto riguarda me, con Ale è un discorso un po' particolare, perché è il terzo film che ho la fortuna di fare con Alessandro, ed è un po' la parte che a me mi piace nell'agente 007, quando va giù nella caverna e c'è il dottore che gli presenta i nuovi attrezzi per combattere contro le forze del male. Ale mi chiama a casa, dice no, allora devi, e mi spiega i nuovi, le nuove armi che dovrò usare in quel personaggio. Quindi chiaramente per me è pura libido, poi sta a me metterci un po' di mestiere, ad Ale calibrarmi, però insomma averne di film ti dà una possibilità. Fra l'altro una cosa, io ero eccitatissimo e anche curiosissimo di capire come sarebbero arrivati, perché erano tanti attori, arrivavano scaglionati, e mi sono visto lui, che me lo ricordo in Gomorra, che mi faceva paura, e qua era tutta un'altra cosa, Paolo Calabresi, con quella voce così, cioè è pura libido, insomma. Solfrizzi, con quella sua camminata un po' a damerino, cioè sono pennellate di colore che fanno, cioè viva il nostro mestiere, capito?